Il bosco post-industriale è un progetto che nasce da R84, che nasce da Ozone West, che nasce dai soci di R84 e dal coordinamento di Ozone West. È un progetto che noi amiamo particolarmente perché è proprio nato nel momento sbagliato ed è nato nel momento perfetto allo stesso tempo. È nato nel mezzo della pandemia, voler fare un bosco in maniera partecipata nel momento in cui la pandemia ha bloccato ogni tipo di azione partecipata. Ecco, quando abbiamo deciso di fare il bosco post-industriale, si pensava che si sarebbero realizzati una serie di eventi classici, chiamando le famiglie, i bambini, tutti insieme a piantare, una grande festa, bere il vin brûlé. E poi è arrivata la pandemia e tutte queste manifestazioni collettive sono state bloccate. Bloccate sia per ragioni normative, ma anche bloccate perché nella testa delle persone sono bloccate. E quindi si è reso necessario trovare una soluzione. E la soluzione che abbiamo trovato qual è stata? La soluzione che abbiamo trovato è stata quella di utilizzare gli strumenti che poco per volta le persone imparavano a rendere familiari, come le Zoom, come questi incontri online, e appoggiarli sopra un progetto di comunità. Quindi abbiamo realizzato una serie di interventi online, sia in real time che registrati, per spiegare, per dare il senso di quello che si sarebbe fatto. E poi abbiamo preparato, allestito un punto di pick-up, un punto di raccolta con dei kit di piantumazione, che abbiamo chiamato i kit di pronta piantumazione. E quindi le famiglie cosa potevano fare? Le famiglie potevano autonomamente andare nel punto di raccolta, chiaramente prenotandosi prima, autonomamente e individualmente prendere il proprio kit di pronta piantumazione e, come attività individuale, come attività motore individuale, andare a camminare e piantare le piante, dove in una serie di spot predisposti, dove in precedenza erano stati piazzati dei tutori colorati che servivano a dare indicazioni di dove mettere le piante. Questo cosa ha fatto? Ha reso possibile una reale piantumazione partecipata, perché le persone realmente sono sentite parte di un progetto e di un processo collettivo, in cui le persone però hanno potuto fare individualmente. Quindi è stato un momento terribile perché chiaramente nessuno può pensare che la pandemia sia un qualcosa di positivo, ma è stato anche uno stimolo molto forte a superare quel limite, superare quel momento di spaesamento e non tornare indietro sopra dei concetti sedimentati. Perché il rischio, quando succede qualcosa di inaspettato, è quello di tornare indietro. L'abbiamo già detto, lo diremo di nuovo: è quello di tornare indietro, di appoggiarci a dei concetti che avevamo in testa. Il rischio, quello sarebbe stato quello di dire: bene, non si possono fare gli assembramenti, non facciamo la piantumazione partecipata, chiamiamo un contadino, facciamo mettere gli alberi in terra al contadino. Ma non era questo l'obiettivo. Il bosco post-industriale non è questo, non sono alberi. Il bosco post-industriale nasce dall'amore e dalla cura dei cittadini, delle persone per un luogo. E quindi questo non può passare attraverso un'operazione top-down. Per riuscire a difendere questa dimensione, per riuscire a rendere fattiva questa dimensione di collettività, di orizzontalità del progetto, semplicemente è stato necessario pensare molto. Però alla fine la soluzione si è trovata. E quindi, quando ci troviamo in questa situazione di spaesamento, quando un qualcosa che era per noi già un po' sperimentale sembra vacillare, ecco, cosa è importante fare? Non tornare indietro a un modello, diciamo, sedimentato, sicuro. Dici: ah, va bene, basta, mollo il colpo, getto la spugna. No, fermati, calmati, pensa e cerca di diventare qualcosa che sia ancora oltre,
ma che sia in linea con le tue aspettative e con le dichiarazioni che hai fatto prima di tutto a te stesso, ma anche alla struttura del progetto e ovviamente alla collettività che ti sei intorno.